Carissimi amici e amiche, con questo incontro riprende il lungo ciclo di catechesi bibliche dedicate al Vangelo secondo Giovanni, che ordinariamente aveva un orario e una location un po' differente, perché era un incontro fondamentalmente, come lo è tuttora, pensato per la formazione biblica dei miei cari figlioli della parrocchia reale, ecco. Principalmente e secondariamente, come sempre, poi della più estesa e variegata parrocchia spirituale. Quindi avevo un orario differente, una collocazione anche differente, però quest'anno, parlando un pochino, confrontandosi un po' e vedendo anche alcune indicazioni arrivate, è parso opportuno optare almeno per gli incontri di formazione di questo genere per lo streaming, per tutti. Quindi, essendo quindi lo streaming per tutti, anche per me è preferibile, questo lo dico insomma come piccola premessa per chi sta seguendo, collocarlo a quest'ora, quindi collocarlo a cadenza mensile insieme agli altri incontri, diciamo, variabili che cadono il mercoledì. Ora, per circostanziarsi un po' dentro l'itinerario che stiamo compiendo, ci troviamo nella seconda parte del Vangelo di San Giovanni, ossia in quello che per chi ha seguito le altre catechesi o per chi conosce già un po' il Vangelo, si chiama tecnicamente il libro dell'ora, che va dal capitolo tredicesimo fino alla morte di Gesù, quindi fino ai capitoli 19 e 20 del Vangelo di San Giovanni, no? Quindi l'ora di Gesù. Tutta la tensione, ecco, del Vangelo di San Giovanni tende verso questo momento clou in cui il figlio di Dio deve immolarsi e soffrire per i suoi discepoli. Questa è la puntata, è l'incontro numero 15. E ci siamo fermati la volta scorsa nel capitolo 16, che è quello ormai conclusivo del discorso di addio. Nel capitolo 17, di cui ci occuperemo presumibilmente questa sera, c'è la grande preghiera sacerdotale di Gesù. Però ci siamo fermati la volta scorsa all'ultima attribuzione di funzioni dello Spirito Santo, ecco, cioè quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà la verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Quindi ci siamo fermati a questo, che era la quinta caratteristica dello Spirito Santo, secondo ciò che Gesù afferma nel lungo discorso di addio. E quindi riprendiamo la lettura. Io leggerò adesso dal versetto 16 fino al termine, ovviamente dapprima in italiano, poi vedremo se durante l'esegesi è il caso di fare qualche riferimento al greco. E poi vediamo se riusciamo anche a completare, diciamo, questa sezione, in modo tale che la prossima volta si può cominciare col capitolo 18, la passione, facendo anche la bellissima preghiera sacerdotale del 17° capitolo. Comincio la lettura dal versetto 16, quindi del capitolo 16. Un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete, e io me ne vado al Padre? Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora mi vedrete. In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuta al mondo nuovo. Così anche voi,
Ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Gli dicono i suoi discepoli: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sei tutto e non è bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi, è già venuta, in cui vi dispiegherete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo, ma io non solo sono, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Bene, questo è il termine del capitolo 16 con cui si conclude il lungo discorso di addio, cominciato appunto subito dopo la lavanda dei piedi nel capitolo 13, con l'annunzio, con l'addio e l'annunzio prossimo del tradimento di Giuda. Ora, in questa ultima sezione, da notare alcune cose. Ricorre anzitutto, più di qualche circostanza, l'esortazione di Gesù a pregare il Padre nel suo nome. Se noi facciamo attenzione, per esempio, soprattutto la liturgia su questa è una grandissima maestra, non esiste preghiera liturgica o quasi che non sia sempre rivolta al Padre nel nome del Figlio. Le parole con cui il sacerdote conclude le preghiere, no? Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, oppure per Cristo nostro Signore, sono sempre una espressione di questo grande insegnamento di Gesù: chiedere al Padre nel suo nome. Raramente la liturgia rivolge, si può fare chiaramente, e lo fa, preghiere direttamente a Gesù, quindi al Signore Gesù Cristo. In quel caso le possiamo riconoscere perché la conclusione è tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, oppure la conclusione lunga, tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora, qui Gesù gioca come sempre, no? Ancora un poco e non mi vedrete, un po' ancora mi vedrete, sta chiaramente parlando della sua morte e risurrezione. Ancora un po' che non mi vedrete perché sarò morto e sepolto, un po' ancora mi vedrete perché sarò risuscitato. Come sempre, questo è un tema tipico del Vangelo di San Giovanni, l'abbiamo visto tante volte. Gesù parla e i discepoli non capiscono. Quindi c'è questa sorta di incomprensione perpetua, ecco, tra quello che il maestro dice e quello che i discepoli capiscono, o meglio, non capiscono. Ecco, Gesù specifica questa cosa utilizzando ancora una volta un'immagine, quella della donna che partorisce. Dice: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. Quindi ci sono due livelli, quello, diciamo così, universale. Quindi, perché il mondo intero si possa rallegrare a causa della redenzione avvenuta, voi dovrete piangere e rattristarvi a causa di ciò che sta accadendo a breve. E questa è la dimensione universale. C'è anche però quella personale: voi sarete afflitti, quindi passerete per questa prova,
ma i primi a vederla trasformata in gioia sarete voi. Ecco. E fa l'esempio della donna che partorisce e che è afflitta, no? Qui chiaramente chi è donna lo può capire meglio. Si deve passare per avere un bambino attraverso le doglie e i travagli del parto, ecco, che certamente, a quanto pare, insomma, rientrano tra le categorie sicuramente della top 10, ecco, dei dolori più intensi che si possano vivere, salvo insomma le cose del tutto straordinarie sul pianeta Terra, no? Dico, i dolori del parto, le coliche renali, insomma, siamo tutti quanti, sono tutti quanti, ecco, belle prove. Però tutte le mamme, anche la mia mamma quando c'era, lo raccontava sempre, dice, sì, si soffre tanto, ma appena vedi quel bambino ti dimentichi di tutto, no? E questo vale sia per Gesù, ma vale anche per gli apostoli. Se possiamo, ecco, permetterci qualche cosa, varrà anche per noi. Qui siamo, in questa vita terrena, siamo nel travaglio, nella prova, spesso nella tristezza. Ci sono da attraversare, come Gesù spiega, come Gesù avverte, avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate coraggio, non abbiate paura, io l'ho vinto. Quindi arriverà un giorno, ecco, in cui arriverà. È bello ogni giorno che passa poter dire da credenti un giorno in meno su questa valle di lacrime e un giorno in meno al momento in cui, ecco, tutto il travaglio, ecco, tutto il dolore, tutta la fatica di questa valle di lacrime diventerà un ricordo, che da un lato ce lo dimenticheremo, ma dall'altro, sotto certi aspetti, se l'abbiamo vissuto bene, lo benediremo, ecco, perché se noi viviamo qui, in obbedienza alla volontà di Dio, quindi abbracciando con amore tutto quello che il Signore ci mette davanti, seguendo le orme del nostro Maestro, tutti i travagli che ci attendono e che dovremo vivere anche noi, non certamente forse a livello di nostro Signore, però nel nostro piccolo avremo anche noi da seguirne le orme, anche noi avremo quella gioia che nessuno ci potrà togliere. Ecco, gli apostoli l'hanno pregustata il giorno della risurrezione. Noi tutti la gusteremo il giorno in cui entreremo in paradiso e sarà una gioia che più nessuno ci potrà togliere, più nessuno. Ecco, anche qui a volte possiamo pregustare qualcosa della gioia celeste quando il Signore ci concede di superare una prova, o ci dà qualcuna delle sue belle chicche, delle sue belle grazie, delle sue consolazioni, no? Nell'incontro precedente abbiamo parlato di una delle caratteristiche dello Spirito Santo, che è appunto l'essere il Paraclito, colui che ci sta vicino, colui che ci consola, colui che ci incoraggia. Un'altra fonte di gioia: finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Ecco, vedere una nostra bella preghiera esaudita, quando il Signore esaudisce qualcuna delle nostre suppliche e noi siamo certi che ha esaudito una preghiera perché abbiamo ottenuto esattamente quello che gli chiedevamo, ecco, abbiamo quella bellissima gioia dello sperimentare, ecco, come Gesù ci sia vicino, come ci ricolmi delle sue grazie, no? Ecco, nel versetto 25 Gesù dice ancora un'altra cosa, che è anche per noi, che ci ricorda una delle caratteristiche della nostra condizione mortale. Allora, qui, per quanto noi entriamo in contatto con la rivelazione, questo dobbiamo sempre ricordarlo, non ne avremo mai una perfetta comprensione. Non possiamo in questo mondo. Quindi, come San Paolo spiega nelle sue lettere, qui la nostra conoscenza e la conoscenza di Dio e delle sue cose è strutturalmente imperfetta.
È per questo che Gesù parla in similitudini, perché non possiamo in questo mondo intendere un discorso fatto a cuore aperto e a, non soltanto a cuore aperto, a orizzonti chiarificati del Padre. Gesù spiega: vi ho detto queste cose in similitudini, verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. Certamente è un'ora che allude al momento in cui potremmo, ecco, conoscere e vedere il volto del Padre perfettamente rivelato, a faccia a faccia. Gesù ci anticipa, il Padre stesso vi ama poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. E poi conclude appunto. Nel versetto 28 c'è un po' la sintesi di tutto quello che è il Vangelo di Giovanni, proprio della struttura del Vangelo di San Giovanni, no? Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio il Padre, ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Il Vangelo di San Giovanni, ricordiamo nei primissimi incontri, ce lo siamo detto, ha proprio come struttura l'exitus reditus, quindi il prologo comincia con questa grande contemplazione di Dio, del verbo di Dio. Cosa fa il verbo di Dio? Et verbum caro factum est, è proprio il prologo del Vangelo di Giovanni, no? E esce quindi dal Padre e viene nel mondo, compie prima i sette segni, poi l'opera della redenzione attraverso la sua ora e risorge e torna al Padre dopo aver compiuto l'opera della nostra redenzione. La struttura del Vangelo di San Giovanni è proprio assolutamente conforme a questa linea, proprio perché è l'unico evangelista che non parte semplicemente come tutti quanti gli altri. I Vangeli partono generalmente o dai racconti dell'infanzia, Matteo e Luca, oppure molto molto più schiettamente dalla predicazione di San Giovanni Battista, quindi dalle condizioni, ci sono le genealogie, comunque si fermano già, partono dall'evento dell'incarnazione in atto di compiersi, in procinto di compiersi, oppure già appena compiuto. Solo San Giovanni risale al prima, quindi al cuore della divinità da cui è uscito Gesù. Ecco, all'affermazione dei discepoli che adesso finalmente credono, perché all'affermazione, insomma, sono uscito dal Padre, sono tornato, rispondono: oh, finalmente abbiamo capito. Quello che tu ci dici, finalmente, quindi adesso crediamo che sia uscito da Dio. Gesù li subito ammonisce: dice, adesso credete, dice, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per proprio conto e mi lascerete solo. Ma io non sono solo perché il Padre è con me. Dietro queste parole, sapete, queste sono catechesi bibliche, quindi non semplicemente, cioè. Certamente cerchiamo di comprendere bene il testo del Vangelo, il senso oggettivo del Vangelo, no? Ma ci sono, volendo avere un'impronta catechetica, sempre dei richiami, anche perché per questo sono state, date le parole della Sacra Scrittura, no? Esistenziali, evangeliche. Nell'ora della prova, spesso e volentieri, si sperimenta questa umana solitudine. Chi ci è passato un pochino lo sa. A volte è un fatto, come dire, facilmente constatabile, no? Facciamo un esempio. Se una persona deve affrontare un intervento chirurgico, magari molto molto impegnativo, sì, c'hai i tuoi familiari, insomma, sei circondato, ti accompagnano in ospedale, ti stanno vicino, ma poi arriva il momento in cui ti prendono, ti spogliano nudo, ti portano dentro quel tavolo operatorio, prima che ti fanno l'anestesia, e tu lì stai solo, avverti questa solitudine, no? Quando ci troveremo dinanzi a sorella morte, può darsi anche che saremo circondati dai nostri cari, ma siamo soli. Possono capitare dei momenti in cui arrivano
delle forme di sofferenze, delle forme di tribolazione che per quanto magari noi ci sforziamo di condividere o di cercare, ci sentiamo, come dire, non compresi, e non perché abbiamo le solite sindromi, ecco, da ferite che ci portiamo dietro, no? Come certi temperamenti feriti che hanno sempre la sindrome del non essere compresi e del non essere capiti. Delle volte è un fatto molto molto reale, e delle volte è un fatto, come dire, disposto quantomeno, se non voluto, da Dio, che vuole che la nostra forza, ecco, per entrare appunto nelle prove, nelle tribolazioni, sia Lui. Subito dopo aver detto che io non sono solo, ma il Padre è con me, Gesù aggiunge: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate fiducia, abbiate coraggio. Ecco, tarseo è il verbo greco, quindi è nella Vulgata tradotto con confidite, nella vecchia traduzione era abbiate fiducia, no? Quindi tarseite è più nel senso di coraggio, no? Io ho vinto il mondo. Attenzione. Il verbo di vincere il mondo è proprio nikao, è proprio la vittoria, da cui deriva Nike, no? La marca, la celebre marca sportiva Nike, si dice in inglese Nike, ma in greco quella è l'inglesizzazione del termine greco Nike, che significa vittoria, da cui il verbo nikao, no? Nikao è una vittoria. D'accordo? Attenzione, qui il verbo si trova al tempo perfetto, cioè allora Gesù ha cominciato a vincere il mondo da quando si è incarnato, lo ha vinto ininterrottamente per tutta la sua vita terrena e lo sta vincendo anche ora. Questo è proprio la bellezza del verbo perfetto, è come il che caritomene dell'annuncio dell'angelo a Maria, Quindi è la stessa identica cosa, lo sta vincendo ancora e lo vincerà. Quindi, e lo vincerà definitivamente con la morte di croce. Quindi è bellissimo questo tempo. Quindi la vita di Gesù è stato un vincere continuamente. Attenzione, il cosmon, non, questo è un'altra cosa che chi vuole approfondire chiaramente deve e seguire anche le puntate precedenti del Vangelo di San Giovanni, no? Cosmon in San Giovanni ha due o a volte tre accezioni, cioè cosmon può voler dire, come dire, l'universo ordinato, quindi il cosmos. Cosmos può voler dire questo mondo in quanto creato da Dio, e questa è una cosa buona, ma cosmon, ed è qui ed è questa l'accezione in cui lo usa qui Gesù, può indicare il mondo in quanto dominato dal principe di questo mondo, come Gesù lo chiama, e che giace sotto il potere del peccato, come San Giovanni scrive non nel Vangelo ma nelle sue lettere. Sì, ecco, questo mondo deve essere combattuto e questo mondo deve essere vinto. E San Giovanni nelle sue lettere avrebbe detto: non amate il mondo, nelle cose del mondo, perché se uno ama il mondo, quindi il mondo in quanto opponente sia Dio, il mondo schiavo della triplice concupiscenza, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, è il nemico di Dio. Non ci può essere la pace tra i cristiani e questo mondo. Vi ho detto queste cose, dice Gesù, perché abbiate pace in me. Attenzione, anche qui vi ho detto, di nuovo si trova l'indicativo perfetto, cioè Gesù sta rievocando tutto quello che ha detto loro in tutta la vita, quindi, perché il perfetto è un'azione che è cominciata nel passato e sta continuando nel presente. Quindi rievocate tutto quello che vi ho detto per trovare la pace in me. La pace non si trova nel mondo.
Noi la pace la troviamo nel Signore e nella sua parola. Se ci pensiamo bene, dov'è che si trova la pace? La pace si trova riposando in Dio, nella sua fedeltà, nella sua bontà, nella sua promessa. Quello che Gesù dice qui è proprio uno dei punti chiave per trovare la pace. Nel mondo avrete tribolazioni, sì, piccole, medie, grandi, forse anche grandissime. Ma abbiate coraggio, io ho vinto, voi con me. Io ho vinto, sottinteso, voi con me. Quindi state sereni, state tranquilli. Bene, detto questo possiamo introdurci, facciamo in tempo, sì, credo proprio di sì, al capitolo 17, la bellissima preghiera sacerdotale che chiude il con cui si chiude definitivamente il discorso da Dio è finito. Questa è la preghiera sacerdotale che è un pochino l'appendice, ci si trova ancora nel cenacolo. Terminata questa preghiera, come vedremo nel primo versetto del capitolo 18, escono dal cenacolo e si avviano verso l'orto del Getsemani e comincia proprio l'ora della passione. Allora, leggiamo il capitolo 17, la traduzione è sempre l'ultima della CEI. Così parlò Gesù, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare, e ora Padre glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo, erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie ed io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome, quelli che mi hai dato, e li ho conservati e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola. Io in loro e tu in me perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto.
ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi ed io in loro. Ci abbiamo un pochino di tempo per cercare di fare un'esegesi esaustiva di questo brano. Certamente è un capolavoro assoluto, cioè queste veramente splendido, proprio meraviglioso. Ah, se io ti faccio notare una cosa, avremmo fatto caso durante la lettura, perché dobbiamo anche vedere le nostre reazioni immediate, a quante volte ricorre la parola mondo e a quanto Gesù di nuovo ancora sia tassativo nel porre questa, come dire, questa dicotomia, questa distinzione tra lui e i suoi e il mondo. Voi non siete del mondo, come io non sono del mondo. Io vi ho scelti dal mondo e vi ho inviati nel mondo, ma voi non siete del mondo. Allora, il senso di queste parole è che Gesù prende alcune persone e li tira fuori dal mondo, appunto soggetto al potere delle tenebre. Perché lo scopo di Gesù è tirare fuori da lì, per poi inviare a tirare fuori qualcun altro da lì. Però c'è una parte del mondo, e questa la conosce soltanto Gesù, che non si lascerà tirare fuori. Ecco perché a un certo punto Gesù dice quell'espressione che qualcuno non capisce e si scandalizza, no? Dice: non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Che cosa intende qui Gesù? Versetto 9. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Nel mondo ci sono i figli della perdizione, purtroppo, rappresentati nel, come dire, nel prototipo, nel principe dei figli della perdizione, che è Giuda. Per questi non c'è preghiera, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. È una realtà misteriosa questa qui, ma reale. Purtroppo nel mondo, di ogni luogo e di ogni tempo, anche adesso, ci sono, anche se noi non possiamo sapere chi sono, quindi il nostro compito certamente è nel Padre nostro. Noi, a differenza di Gesù, non sappiamo chi sono gli inconvertibili, quelli che si ostineranno nel male, quelli che faranno uno o più peccati contro lo Spirito Santo, per cui non arriveranno all'eterna salvezza. Non perché Gesù non ce li voglia, ma perché ci sia qualcuno che non sia di per sé, per quanto riguarda la volontà di Dio, destinato alla salvezza, ma perché saranno cuori induriti, appunto figli della perdizione, persone che nel mondo dominato dal maligno sono e hanno voluto rimanere. Allora, attenzione a quando Gesù dice: glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Adesso qui si comincia a parlare dell'ora. Padre, è giunta l'ora. Questo è tutto quanto. Qui siamo proprio al cuore di uno degli snodi fondamentali del Vangelo. No? Abbiamo visto come il Vangelo di San Giovanni è chiaramente distinguibile in due sezioni. La prima, chiamata dalla maggioranza degli esegeti il libro dei segni, con i sette segni intervallati dai lunghi discorsi di Gesù, tutta la prima parte del Vangelo. Quindi dalle nozze di Cana, che è il primo segno, alla risurrezione di Lazzaro, che è l'ultimo, e poi la seconda parte, che è appunto il libro dell'ora. Padre, è giunta l'ora. È giunta l'ora. E attenzione, qui ci abbiamo un
Indicativo perfetto, anche qua, attivo. È giunta l'ora. Attenzione, quest'ora, guardate che i verbi in greco sono veramente uno spettacolo, eh? Anche qui l'ora di Gesù non è cominciata il giovedì santo. Lì ha trovato il culmine, come dire, la vetta, lo sbocco, il compimento. Ma l'ora di Gesù, e questa la dicevano già, lo diceva già Santa Teresa d'Avila, ma ce l'ha detto anche Gesù, per esempio, nelle rivelazioni del Sacro Cuore, l'ora di Gesù è cominciata allo stesso istante del suo concepimento. Perché la croce dentro il cuore di Gesù è stata piantata non dopo che i chiodi sono stati infilati dentro le sue carni ed è morto, e da quel momento ha conosciuto la croce, ma l'ha conosciuta da subito. Tante rivelazioni, ecco, Santa Maria Edita, le ore della passione di Luisa di Carreta, per esempio, no? Dove Gesù addirittura dice: la passione che ho vissuto in confronto alla passione interiore, a quella perpetua in cui il Padre mi ha tenuto con i flagelli di fuoco, i chiodi di fuoco, è stata, come dire, meno che nulla. Certamente da un punto di vista esteriore è stato il culmine e lo sbocco, ma ecco, si tratta di cose molto profonde e di misteri molto grandi, no? Ricordiamo anche un altro tema, che la glorificazione del Figlio, dice: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Allora, la glorificazione del Padre certamente sul Figlio avviene con la risurrezione, ma la glorificazione del Padre da parte del Figlio dove avviene? Avviene sulla croce. Cioè, Gesù adempie la sua missione di dare al Padre la massima gloria possibile, di restituirgli tutta quella gloria che le creature col peccato, la gloria accidentale, gli hanno tolto, immolandosi alla croce. San Paolo avrebbe detto: obbediente fino alla morte, e alla morte di croce, cioè un sacrificio perfettissimo che oltre e più grande di quello non poteva essere offerto al Padre. Secondo versetto. Tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, sopra ogni carne, letteralmente, sarcos. E anche qui, no? Sopra ogni essere umano, sopra ogni sarx, sopra ogni essere umano che si trova nella condizione di natura decaduta, è diventato carne, sarcos. Perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Coloro che tu gli hai dato, questo è un'altra ricorrenza. Questo è un mistero, cioè, attenzione che dinanzi a Dio abbiamo tantissimi misteri. Coloro che tu gli hai dato. Per esempio, cioè, questo è un dato di fatto, noi non comprendiamo queste cose. Cioè, adesso siamo 7 miliardi sul pianeta Terra, no? Quanti sono i cattolici? 1 miliardo e 2, 1 miliardo e 3, adesso non mi ricordo. E gli altri 5 miliardi e mezzo e oltre dove stanno? Come mai non sono entrati a far parte della Chiesa? Dipende da colpa nostra che non abbiamo evangelizzato abbastanza? Misteri. A coloro che tu gli hai dato, però, Gesù vuole dare la vita eterna. E che cos'è la vita eterna? Oh, che cos'è la vita eterna? Vogliamo gustare la vita anche qui? Che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Qui io adesso faccio un rimando. Oggi è il secondo mercoledì del mese, il quarto mercoledì del mese. Quest'anno, se Dio vuole, ci occuperemo del Catechismo di San Pio X. Oh, la prossima puntata del Catechismo di San Pio X sarà proprio un approfondimento di Giovanni 17,3. Perché
introdurremo quel celeberrimo numero, perché ci ha creato Dio? Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e per goderlo nell'altro. La conoscenza. Questa è la vita eterna. Attenzione, tutti coloro che non si adoperano, non dedicano tempo, energie, passione alla conoscenza di Dio e di colui che ha mandato Gesù, la vita eterna non la conoscerà, cioè la vita che non conosce la morte, cioè la felicità che non conosce possibilità di alterazioni, la pace che non conosce possibilità di essere sopraffatta e vinta dal contrario della pace, quindi dal turbamento, dall'angoscia, non la conoscerai mai. La vita eterna è questa. È questa. È facile capirlo perché, no? Il Vangelo di San Giovanni è: in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Torniamo al prologo, no? La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno sopraffatta. Era la traduzione più adatta, no? Conoscano te e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Allora, prosegue Gesù. Io ti ho glorificato sopra la terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare. La gloria che si deve rendere a Dio. Allora, probabilmente ho già parlato di questa cosa, no? Negli incontri biblici precedenti, ovviamente non li posso ricordare tutti quanti, se ripeto facciamo che ripetita Juvent. In Dio ci sono, diciamo così, due glorie. C'è la gloria intrinseca di Dio, cioè la sua maestà infinita, la sua stessa essenza e natura divina. E gloria in greco è doxa, in ebraico è kaved. Kaved è bellissimo, perché kaved significa kavod, anzi gloria, kavod, che viene dal verbo kaved, che significa letteralmente pesare, essere pesante. Quindi la gloria è il peso specifico di Dio, è ciò che, per cui Dio è ciò che è, quindi è qualche cosa di immenso, di infinito. Quella gloria Dio ce l'ha, è sua, nessuno gliela può aumentare o diminuire e nessuno gliela può toccare, né tantomeno gliela può. Ora però c'è una gloria che tecnicamente in teologia si chiama gloria accidentale, e di questa sta parlando adesso a Gesù, eh? Perché Gesù nella sua natura umana ha dato gloria al Padre. E come? Io ti ho glorificato sopra la terra, come? Compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Come diamo gloria a Dio? Facendo la sua volontà. Cioè, quando l'uomo fa la volontà di Dio, gli dà gloria, nel senso che gli dà da Dio quello che gli deve dare in quanto creatura e quello che a Dio spetta in quanto creatore. Se questo non glielo dà la creatura, toglie a Dio non la gloria essenziale, quello non gliela tocca a nessuno, quella che si chiama la gloria accidentale, cioè quello che la creatura deve rendergli in contraccambio. Ora, mentre le creature non intelligenti la gloria a Dio gliela rendono per il semplice fatto di essere e di fare ciò per cui sono state programmate da Dio stesso, quindi fanno semplicemente: l'acqua fa l'acqua, il sole fa il sole, l'albero fa l'albero, il cane fa il cane, il gatto fa il gatto, eccetera eccetera. Noi facciamo gli uomini, però per noi fare gli uomini non è semplicemente un programma, perché noi abbiamo la libertà. Noi dobbiamo scegliere di fare gli uomini e le donne. Non è automatico che lo facciamo. E non soltanto perché adesso stiamo vivendo in tempi dove si parla del gender, si parla del fluido. Se non mi va di essere uomo divento donna e viceversa, che problema c'è? Questo è un problema molto posteriore. Cioè, noi dobbiamo fare gli uomini nel senso di imparare ad esercitare bene la nostra libertà per poter dare gloria a Dio. Ecco. Dice: io ho fatto questo, dice, e ora Padre glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Prima che il mondo fosse.
cioè mi sono mortificato, adesso non ne parliamo, adesso arriverà l'ora della passione in cui mi annienterò, ma poi quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse dovrà rifulgere nella potenza della risurrezione. E con questo si chiude la prima parte della preghiera sacerdotale, versetto 5. Versetto 6. Attenzione, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Quindi c'è questa estrazione proprio ec tu cosmu, dal mondo. Sono stati tolti per essere dati a Gesù. Erano tuoi, perché tutte quante le creature sono, come dire, di proprietà divina. Me li hai dati a me. Attenzione, bellissimo qui. Qui il verbo si trova non al perfetto, ma all'aoristo, cioè c'è un momento preciso del passato in cui questi uomini sono passati dall'essere del mondo ad essere di Gesù. Nella nostra vita ci può, e per quanto riguarda Dio, ci deve essere un momento in cui c'è un passaggio dal mondo a Dio. È un momento preciso, un momento di svolta, un momento determinato, da qui a qui. E attenzione, li hai dati a me ed essi hanno osservato, tereo in greco, servo in latino, keep, in inglese, la tua parola. Adesso vedete, in italiano questo non si capisce perché è tutto tradotto al passato prossimo. Dice, tu li hai dati a me. Ed essi hanno osservato la tua parola. Attenzione, tu li hai dati a me, sta all'aoristo, un'azione puntuale che si è verificata in un dato momento preciso, e lì si è verificata, e lì si è compiuta, e lì è finita. Ecco il momento. Ricordate quando San Giovanni, qui andare indietro nel capitolo 2 del Vangelo di San Giovanni, racconta, erano circa le 4 del pomeriggio. Lui lo ricorda molto bene, il giorno in cui Gesù l'ha preso e l'ha tolto dal mondo, a lui e ad Andrea, che sono stati i primi due discepoli di Gesù. Tutti quanti i particolari che ci narra soltanto Giovanni. Però hanno osservato la mia parola, a tornare un'altra volta il verbo, ormai stasera abbiamo imparato, al perfetto. Cioè, da quando mi hanno incontrato, hanno cominciato ad ascoltare, ad osservare la tua parola e lo stanno facendo anche adesso. E continueranno a farlo, nonostante la debacle prossima che sta per arrivare e che tra poco il Signore gli avrebbe predetto, no? Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me le ho date a loro, essi le hanno accolte, accogliere la parola, e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. E poi c'è la frase: io prego per loro, non prego per il mondo. Qui attenzione, parla del mondo che giace sotto il potere delle tenebre e che lì resterà. L'ho già accennato prima, per cui non mi dilungo troppo. Prego per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue. E tutte le cose tue sono, tutte le cose mie sono tue, tutte le cose tue sono mie. E attenzione, ed io sono glorificato in loro.
una cosa bellissima. Perché sono glorificato in loro? Anche qui di nuovo il verbo un'altra volta al perfetto. Perché gli apostoli, i discepoli, nonostante la loro ancora momentanea imperfezione, che non è affatto dissimulata nel Vangelo di San Giovanni, anzi è uno degli elementi chiave, no? Gesù parla, questo è un fatto molto molto frequente, e loro non capiscono. Il discorso con la samaritana, Rabbì mangia, dice da mangiare un cibo che non conoscete. E dice, ma forse qualcun altro mi dava da mangiare. Poi Gesù subito, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Insomma, no? Gesù sta sempre su un piano sopra, al di là, e gli apostoli fanno fatica. Stanno sempre al di qua, però ci hanno provato, hanno lasciato, hanno investito. E mettendo Gesù al primo posto come loro Signore, gli hanno dato gloria. Allora, Gesù dice, io non sono più nel mondo. Già si proietta, ormai è finita. Però loro sono nel mondo. E custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, primo riferimento, perché siano una cosa sola come noi. Sappiamo benissimo che la preghiera sacerdotale trova nell'unità, specialmente negli ultimi versetti, ma qui comincia a comparire per la prima volta. Essere una cosa sola come noi. La grande unità della Chiesa, che poi viene ad essere una delle quattro note della Chiesa, la Chiesa una santa cattolica apostolica, una da intendere sia nel senso che di Chiesa di Cristo ce n'è una, ma sia nel senso che la Chiesa di Cristo in quanto tale è unita. E attenzione che l'unità nella Chiesa, dato che qui Gesù ne parla, si realizza attraverso delle cose ben precise. Noi non siamo tutti quanti uguali. Ecco, abbiamo, grazie a Dio, una diversità gli uni dagli altri. Ma dov'è l'unità della Chiesa che non può essere spezzata? Primo, l'unità nella fede. L'unità nella verità. Nessuno può allontanarsi da questo. Secondo, l'unità nella vita di grazia, nella vita sacramentale. Nessuno si può inventare un sacramento in più, o nessuno può togliere un sacramento dai sette. Terzo, l'unità nel senso che la Chiesa è un corpo ordinato, guidato dai successori degli apostoli e dal successore di Pietro, con i quali va mantenuta e salvaguardata l'unità. Allora, qui Gesù spiega, dice, quando ero con loro, questo l'ha già detto prima, dice, io, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà il paraclito, cioè io me ne devo andare, dice, ma non vi lascio orfani, tornerò da voi, non soltanto con la risurrezione, questo l'abbiamo visto negli incontri precedenti, ma con il dono dello Spirito Santo, che continuerà a fare in voi quello che ho fatto io quando ero ancora con voi. Io conservavo nel tuo nome, quando ero con loro, coloro che mi hai dato, e nessuno è andato perduto, tranne quello che si è voluto pervertire. Profetizzato dalla scrittura. Attenzione, cioè, qui Gesù, attenzione. Teniamo sempre presente che il destino, come è comunemente inteso dagli esseri umani, non esiste. D'accordo? Perché la libertà dell'uomo è sempre un fatto reale, non tangibile. Però se una cosa sta scritta nella scrittura, quindi è profetizzata, non si può non compiere. Perché? Non perché il soggetto o l'oggetto della profezia, come dire, sia irreversibilmente votato a quello, ma perché Dio conosce da prima l'esito della liberazione.
Cioè, quello che Gesù ha vissuto con Giuda è stata una cosa incredibile, perché lui, in quanto Dio, sapeva che Giuda apparteneva a quel numero degli inconvertibili, che si sarebbe dannato, non c'era niente da fare. Però Gesù, nella sua santissima umanità, ha dovuto trattare Giuda come se non sapesse niente. Quindi l'ha accolto nel gruppo apostolico, l'ha mandato a predicare, l'ha mandato a fare miracoli. Addirittura era anche presente all'ultima cena, gli ha pure lavato i piedi. Gesù ha sentito, cioè Giuda non ha sentito questo discorso, ma fino all'ultimo, fino all'Eucaristia, lavando i piedi c'è stato. Il mysterium iniquitatis. Ma ora io vengo a te, dice Gesù, e dico queste cose mentre sono ancora qui perché abbiano in se stessi la pienezza della gioia. Quindi questa è la vita eterna, conoscere te e colui che mi ha mandato. Quindi sentire queste cose da parte di Gesù significa avere in te, in se stessi, ancora una volta questo termine, la pienezza, pleroo è in greco, e la gioia piena, c'è un salmo bellissimo, no? Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena la tua presenza. Quella gioia che nessuno può togliere. Vi vedrò di nuovo e la vostra gioia sarà immensa e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Oh, io ho dato loro la tua parola, prosegue Gesù, e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Allora, la volta scorsa abbiamo visto, se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Noi, amici miei, fratelli e sorelle carissimi, per noi essere odiati dal mondo è un punto d'onore, è un vanto, perché il mondo non ci può amare, perché nel mondo c'è il diavolo. E se ti amano quei mondiali, i mondani, vuol dire che ti riconoscono come simili a loro. Quindi è un vanto. Gesù, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Tutti abbiamo bisogno di essere custoditi dal maligno perché non ci facciano. E ancora Gesù continua: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Prosegue, prosegue. Adesso non voglio, cioè, tante cose che si sentono anche oggi in certi ambienti anche ecclesiali, no? Cioè, la Chiesa non può essere piaciona nei confronti del mondo e non può livellarsi, non può cedere, non può scendere a patti, a compromessi con il mondo. Non si può. Non è possibile. Guardate quanto Gesù incalza. Essi non sono, cioè il verbo essere, ukesin, del mondo, come io non sono del mondo. E poi consacrali nella verità. La tua parola è verità. Noi siamo consacrati nella verità. Cioè noi, allora, la verità per noi, figli, è una delle cose più importanti in assoluto che esistono. Sulla verità non ci sono mai compromessi. La verità dobbiamo portarla avanti, certamente, nella carità, ma sulla verità non c'è possibilità di scendere al compromesso con niente e con nessuno. Consacrali, dice Gesù, nella verità. Il verbo greco è agiason, santificali nella verità. Quindi la verità è il primo strumento fondamentale anche per la santificazione. E poi, come tu hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo, e per loro io consacro me stesso. Anche qui, aghiazzo, stesso verbo di prima, per loro io santifico me stesso, perché siano anch'essi santificati, consacrati, ma meglio sarebbe dire santificati nella verità. La letheia. Poi Gesù prega anche per tutti coloro che per la loro parola crederanno in me, eccetera, eccetera, no?
E poi conclude dicendo: io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato ce ne sia in loro. Rimaniamo con queste considerazioni prima di affrontare la passione. Noi non siamo del mondo, noi siamo santificati, consacrati nella verità. Presi dal mondo, dovendo custodirci dal maligno, e tutti di Gesù, e incamminati verso la vita eterna in una conoscenza sempre maggiore del Padre e di colui che ha mandato, Gesù Cristo suo Figlio, il nostro Signore. Bene, se Dio vuole, ci vediamo il prossimo mese, e stavolta andremo nel Getsemani, cominciando a seguire proprio Gesù nell'ora della sua passione. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga. Alla prossima.